Sono troppi i danni nel campo scolastico e universitario causati dalla riforma Gelmini. A sostenerlo è la FLC-CGIL, che ha voluto organizzare una tavola rotonda proprio per dibattere sul blocco del reclutamento, sui tagli al fondo di finanziamento ordinario, sull'annichilimento del diritto allo studio, sull'aumento delle tasse universitarie, sull'accentramento della gestione amministrativa, sulla riduzione dei posti di lavoro, nonché sull'efficientismo autoritario e razionale e sulla contrazione del numero dei corsi di laurea. La tavola rotonda, dal titolo Il futuro alle spalle, ha infatti voluto sottolineare il quadro del sistema universitario italiano post Gelmini, in attesa dei decreti attuativi sul merito, sul diritto allo studio e sulle assunzioni dei professori. Come fa notare la FLC-CGIL, occorre riaccendere i riflettori sulla sempre più critica situazione dell'università italiana, nella difficile congiuntura economica e sociale del nostro paese, a difesa proprio dell'università pubblica a partire dalla Sicilia, territorio dove le contraddizioni, anche in questo campo, esplodono prima che altrove. Il futuro alle spalle, questo è il titolo della tavola rotonda. È solo il titolo di una tavola rotonda e l'inquietante aspettativa per i giovani universitari? Ma è l'aspettativa per i giovani universitari. In realtà questo paese taglia il futuro, perché non consente a tutti le ragazze e le ragazze di questo paese il diritto allo studio, ad esempio. Ci sono tagli epocali sul diritto allo studio. E quindi oggi, in una situazione economica, molte famiglie non sono più in grado di sostenere i propri figli all'università. È un paese che non guarda al futuro perché non investe in conoscenza, perché a fronte di una crisi drammatica bisogna cambiare il nostro modello di sviluppo, il nostro modello economico, il nostro modello sociale, il nostro modello produttivo, e la conoscenza è un fattore determinante, invece si continua a disinvestire. È un paese che non guarda al futuro perché all'interno dell'università oggi non si garantisce la democrazia. Io penso che oggi il tema della democrazia è il tema generale del paese. Rispetto ad una fase nella quale le persone sono sempre più sole, c'è grande indifferenza, grande smarrimento, grande paura, grande rabbia, c'è bisogno in qualche maniera oggi di ricongiungere queste persone. La democrazia è fondamentale, ma noi assistiamo all'interno dell'università, ma in generale nei luoghi di conoscenza, a modelli autoritari nei quali quella ondata di democrazia che è stata determinante per garantire il progresso civile e sociale del paese sembra arrestarsi. Ecco, noi vogliamo oggi guardare al futuro, metterci alle spalle il passato, e per queste ragioni siamo qui a ragionare insieme a tante forze, perché riteniamo che il compito di cambiare il paese non può competere solo al sindacato, cioè bisogna mettere insieme una rete di forze.